Se il nome di Edgar Allan Poe vi dice molto e quello di Howard Philip Lovecraft non altrettanto, vi aggiorniamo, perché gli incubi e le visioni di questo scrittore dell'orrore sovrannaturale, di cui nel 2020 si celebrano i 130 anni della nascita, è diventato nel tempo un fenomeno pop di portata mondiale, con discepoli letterari del calibro di Stephen King e citazioni che spaziano dal cinema al fumetto, dai gadget ai videogiochi. Vediamo con Adriano Montibuzzetti. Quando un prestigioso dizionario di lingua inglese inserisce un aggettivo come Lovecraftiano tra i propri lemmi, l'incensiere della terminologia ufficiale spande ovunque un aroma di consacrazione. A 130 anni dalla nascita, Howard Phillips Lovecraft, lo schivo gentiluomo del New England, il sognatore che ha insegnato al mondo l'irresistibile seduzione della paura cosmica, è oggi non solo un maestro assoluto della letteratura dell'immaginario, ma anche un irresistibile fenomeno pop. Con una notorietà cross-mediale e un'influenza sull'immaginario collettivo contemporaneo che forse avrebbero stupito lui per primo. Basti andare a vedere su internet, il nome di Lovecraft è citato 31 milioni e 200 mila volte. I suoi racconti, nati da bizzarri sogni lucidi, sparigliarono le carte dei generi, rinnovando il gotico, anticipando la fantascienza, elaborando elementi di un fantasy onirico e originalissimo, con una narrazione che alterna le luminose visioni di mondi fiabeschi a quelle cupe di un vero e proprio pantheon di indicibili e mostruose divinità intergalattiche, come il tentacolare Cthulhu, esseri atemporali, quiescenti ma presto o tardi destinati a risvegliarsi dal loro torpore, grazie anche a prontuari demoniaci come l'aborrito Necronomicon, per precipitare nel caos la realtà come la conosciamo. Una mitologia nera di titani giunti da un inconcepibile altrove che confina l'uomo e la sua civiltà al rango di fenomeni microscopici e passeggeri. Lovecraft fa piazza pulita di tutta la paccottiglia del vecchio romanzo gotico. I suoi fantasmi non sono fantasmi, i vampiri non sono vampiri, i suoi mostri hanno una concretezza, una fisicità, una vicinanza a noi che i mostri della letteratura gotica non hanno mai avuto. Usa dei simboli nuovi, più vicini alla sensibilità moderna. Basti pensare alla definizione che di Lovecraft diede un famoso erudito francese, anche scienziato come Jacques Berger, e quale lo etichettò come l'Edgar Poe cosmico e il genio venuto dall'altrove. A differenza dei grandi scrittori dell'orrore, pensiamo appunto ad Edgar Allan Poe ed altri, Lovecraft è stato il primo a trasportare il senso dell'orrore, il senso della paura, dal livello terrestre e umano al livello alieno e cosmico. Lovecraft riuscì a scavare, come pochi altri, nelle emozioni fondamentali dell'animo umano. C'è una frase che lui trasse da Giulio Cesare, dal Debello Gallico: l'emozione più forte dell'uomo e la paura, e la paura più forte è la paura dell'ignoto. Che c'è più di ignoto di quello che viene dal di fuori? Nell'oscura biografia di colui che il collega Fritz Leiber definì un Copernico letterario non troviamo eccezionalità, ma solo i misteri di un'avventura tutta interiore e tante traversie vissute con composta dignità. Vita di provincia nell'amata Providence, una storia segnata dal disagio psichico dei genitori prematuramente scomparsi, dalle crisi nervose che gli impediscono studi regolari, dai libri dell'amato nonno Whipple che alimentano una cultura eclettica e sterminata. E poi i rovesci economici della famiglia, retaggio di indigenza che lo accompagna per tutta la vita, con i proventi dell'attività di ghostwriter e di scrittore sulle prime riviste americane di narrativa popolare come Weird Tales, appena sufficienti per vivere. Archiviato anche un breve matrimonio, Lovecraft muore nel 1937 a 47 anni per un cancro all'intestino. Unico sollievo della sua esistenza, la fantasia inesauribile e la corrispondenza con un esercito di estimatori, amici di penna, scrittori, che intuendo la sua grandezza proseguono lo sviluppo narrativo di quelli che ormai tutti conoscono come i miti di Cthulhu. Intanto i suoi sogni letterari fanno scuola ovunque, oggi più di ieri, e se pensavate che l'Italia facesse eccezione, ecco un recente colpo d'occhio, inevitabilmente parziale, di novità editoriali variamente ispirate al solitario di Providence.
Letteratura e fumetti dunque, ma anche cinema, videogames, giochi da tavolo, merchandise di ogni ordine e grado. Nel XXI secolo la Lovecraft mania impazza, con omaggi sterminati non solo alle atmosfere dello scrittore americano, ma anche al suo stesso personaggio, riprodotto in mille forme, persino come cartone animato per bambini, insieme alle sue mostruose creazioni e all'immaginario grimorio che servirebbe a evocarle, appunto il Necronomicon. Nemmeno le accuse politicamente corrette ai pregiudizi razziali o alle nostalgie passatiste di un uomo comunque nato nel 1890 hanno intaccato il suo mito. Sicuramente voleva difendere le tradizioni della sua patria, in particolare il Rhode Island, ma come noi difenderemmo, che so, il patrimonio culturale delle nostre città d'arte, dei nostri dialetti. Vedere in questo una forma di razzismo è semplicemente pretestuoso. Il primo racconto di Lovecraft, Dagon, è del 1917. A distanza di oltre un secolo, quel brivido che giunge dai neri abissi tra le stelle non ha cessato di affascinare.